è una vecchia tradizione ormai che va avanti da alcuni anni, quella di fare il pranzo di Natale qui nel carcere di Benevento, però dopo la pandemia purtroppo non abbiamo potuto più farla, quindi è un momento molto importante perché è un momento di ripresa, di rinascita, di una certa normalità. Siamo molto contenti perché poi accanto a noi c'è sempre Coldiretti e soprattutto c'è sempre l'istituto Lipsar Le Streghe con dei ragazzi straordinari, dei professori straordinari che ci hanno aiutato a preparare questo pranzo e ovviamente anche i membri della comunità di Sant'Egidio proprio di Benevento che sono qui presenti in larga parte. Dopo la pausa di un paio d'anni, almeno dettata dalle circostanze che ben conosciamo, si riprenda questo momento di incontro, è uno dei tanti momenti di incontro nel carcere. Credo che sia un segno importante perché per me la civiltà anche di una nazione si vede da alcuni segni particolari. Da quanta attenzione per esempio ha questo mondo, da quanta attenzione pone nelle biblioteche, nei luoghi di cultura. La civiltà di una nazione si vede da alcune cose, no? E questo mi pare un momento importante, anche perché come credente è chiaro, io ho una parola e il Signore ha detto ero in carcere, siete venuti a trovarmi, quindi per me questo è un imperativo categorico. Però credo che almeno tutte le volte che io vengo in carcere e sto con i detenuti in quel tempo ne traggo sempre tanto beneficio, veramente. Non so loro a trarne beneficio, non lo so, io sicuramente sì. L'iniziativa è importantissima, è una tradizione che si ripete negli anni, dà l'opportunità di trascorrere qualche ora insieme a tante persone che si recano in questo carcere offrendo la loro attività di volontariato. Si sa che il Natale è una festa anche a volte può essere un po' malinconica, soprattutto per chi è lontano dagli affetti. In queste ore si cerca di ricreare un clima conviviale e che i detenuti sentano un po' coccolati, la premura nei loro confronti si fa sentire in questa occasione.